Una visita alla Sebele di Atessa per il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, che nel pomeriggio parteciperà all'assemblea regionale del sindacato. Bombardieri ha visitato lo stabilimento accompagnato da Rocco Palombella, segretario nazionale UILM, e Michele Lombardo della UIL Abruzzo. Ribadita l'attenzione del sindacato affinché non vi siano arretramenti a livello occupazionale e di produzione. Priorità la stabilizzazione dei precari. Ha appena visitato lo stabilimento Sebel, che cosa è emerso da questa visita? Qual è la notizia per quanto riguarda l'occupazione? La notizia è una grande professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno dentro questo stabilimento. Il successo delle grandi aziende parte sempre dal lavoro, dalle lavoratrici, dall'impegno quotidiano di una terra che ha non grandissime occasioni di sviluppo come questa, che bisogna tutelare. Uno stabilimento che ha grandi numeri di produzione e che noi dobbiamo, insieme al governo, insieme alla politica, tutelare rispetto ad eventuali tentativi che ovviamente il mondo economico e il mondo imprenditoriale può fare di spostamenti in altri territori. Fa paura la Polonia? Ma per definizione, diciamo, noi non abbiamo paura di nulla e quindi siamo pronti con la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici a competere. Però è chiaro che bisogna che ci siano le stesse regole dappertutto, insomma, altrimenti diventa complicato. Il problema dei precari? Il problema dei precari è un problema che noi abbiamo posto e che poniamo costantemente, perché è chiaro che la stabilizzazione del lavoro non può essere lo strumento per abbattere il costo del lavoro e per essere competitivi. Noi dobbiamo ricostruire questo paese garantendo dignità al lavoro e ovviamente le cose che noi abbiamo visto e abbiamo pagato durante questa crisi hanno bisogno delle risposte diverse da quelle che abbiamo ottenuto finora. Quali sono gli impegni del dopo Covid per il sindacato? Ma gli impegni del dopo Covid sono immediati. Intanto il rispetto della vita, la sicurezza sul lavoro sono temi che durante la pandemia sono stati trattati ma non sempre con la dovuta attenzione. E poi l'impegno del sindacato è quello di provare a ridisegnare un paese diverso, nel quale le diseguaglianze sociali, nel quale il lavoro, i lavoratori, le lavoratrici abbiano più dignità, nel quale i giovani abbiano una speranza. Ci sono grandi temi di diseguaglianza che purtroppo non sono stati affrontati e le affrontiamo con il lavoro, le affrontiamo con la vita sociale di tutti, le affrontiamo sui territori. Questo territorio ha bisogno di più investimenti, ha bisogno di più attenzione. Non possiamo avere un paese che gira a 3-4 velocità. È corretto che su ogni pezzo di questa nostra splendida nazione ci sia pari dignità e pari risposta per tutti.